Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo. Buonasera, benvenuto Giampaolo Pans, giornalista e scrittore. Buonasera Pina Picerno, buonasera. Deputata del Partito Democratico all'Europarlamento. Esatto. Allora, oggi Giampaolo Pans a 7 del Corriere della Sera ha detto che Renzi svela cos'è diventata l'Italia, un paese finito. Subito dopo la pubblicità. Allora, Giampaolo Pansa, lei oggi ha detto a 7 del Corriere della Sera che Renzi svela cos'è diventata l'Italia, cioè un paese finito. Renzi, per la verità, non sembra affatto finito. Ma Renzi, dal punto di vista personale e politico, è molto difficile di definirlo finito. È molto forte, anche perché il centrodestra è un bordello pazzesco, sempre a seguire la coda di questo Berlusconi, che è un vecchio signore, ha un anno meno di me. Io il 1 ottobre ne farò 8-0, lui ne ha il 29 settembre ne farà 7-9. A quell'età non esiste un leader politico che sia ancora sul campo, lui non vuole andarsene e ha di fronte un ciclone, che è quello di Renzi. Però Renzi è il testimone, anche involontario, della crisi italiana, che è una crisi anche politica, e che lui rivela nel modo di comportarsi. Poi, se volete, anche a costo di sfidare la meravigliosa deputata Pina Picerno, dirò perché io la penso in questo modo. È un'opinione di uno, che conta per uno, però penso che la mia opinione sia molto... Però insomma lei è un osservatore di lungo corso della politica italiana, quindi che cosa, diciamo, la contestazione e la critica più severa che fa Renzi qual è? È quella di promettere cose che sa di non mantenere. Per esempio? Ma qualunque cosa. Adesso ha inventato il taglio delle tasse, togliamo di nuovo l'IMU, dopodiché ci sarà un'altra tassa da togliere, dopodiché farà una scala diversa per le tasse sul reddito. Però da dove prende questi soldi? Chiediamolo a secondo me, vediamo se la signora Picerno, che è giovane, è brava e pure bella, lo sa. Ma insomma, io dico questo, che sono in realtà mesi ormai che si moltiplicano indicatori economici positivi. Oggi sono usciti quelli sulla ripresa industriale, ieri i dati INPS sull'occupazione, ieri l'altro quelli ancora di Confcommercio, e potrei continuare. Insomma, sono mesi che si moltiplica un racconto di un'Italia che è sostanzialmente ripartita, e quindi io potrei limitarmi a dire che, con un ragionamento meramente ragionieristico, che pure ha una sua importanza, che in realtà abbiamo da un po' di tempo invertito completamente la marcia, che ormai davanti agli indicatori economici c'è il segno più e prima c'era il segno meno, ma in realtà non mi basta raccontare questo, perché in realtà questi indicatori economici raccontano di un paese che finalmente ha ritrovato la fiducia, di un paese che finalmente ha preso a credere in se stesso, e questo credo sia il grandissimo merito di questo governo, quello di aver fatto ripartire l'Italia. E nonostante un racconto apocalittico che spesso viene fatto, perché insomma non è soltanto quello di Panza, evidentemente tutti i giorni noi assistiamo a qualcuno, a qualche voce che prova a raccontare l'Italia come un paese fermo, come un paese bloccato. Invece, sono anche più di una voce. Assolutamente, diciamo. Assolutamente, però in realtà è inoppugnabile, è in realtà come dire incontestabile che l'Italia ha ripreso a muoversi, e questo anche i commentatori di destra, di sinistra, renziani o antirenziani, non possono non riconoscerlo, perché mi sembra un fatto oggettivo. Ecco. Tra l'altro volevo spiegare ai nostri spettatori che abbiamo questo titolo in cui si parla dell'Italiaccia, perché l'Italiaccia senza pace è il titolo del ultimo nuovo libro di Giampaolo Pansa, del quale poi parleremo, perché anche qui non è che, diciamo, lei Pansa sia molto molto ottimista, però ci arriviamo. Le vorrei chiedere un'altra cosa, ricordando che lei
insomma, che i giornalisti della, non solo della mia generazione l'hanno letta con grande passione per tanti anni nelle sue cronache politiche e ce lo ricordiamo perché affibbiava dei soprannomi fantastici a ogni politico, ricordo, non so, o anche ai partiti, la DC era la balena bianca, Craxi era il cinghialone, Bertinotti il parolaio rosso e Renzi invece lei lo ha definito il Ganassa e il Ciccio Bomba cannoniere. Perché? Ma dunque, il Ciccio Bomba, intanto vorrei fare i complimenti alla signora Picerno perché nel suo primo tempo di intervento, poi ne ascolteremo degli altri, ha usato per due volte la parola racconto e per una terza volta il verbo raccontare. Allora, ecco, questo, racconto e raccontare, è quello che io rimprovero. Bene o non va bene per un politico raccontare? Ma no, un politico non deve raccontare, un politico deve testimoniare, deve provare, deve convincere. Il racconto, mi sembra, allora, siccome Renzi è specializzato nei racconti, ha una sua narrazione in cui non è previsto che le cose vadano male. E quindi da questo punto di vista una ragione di chiamarlo Ganassa penso di avercela. Che sarebbe un po' sbruffone. Ganassa, dunque, tu sei una ragazza del nord-est, estremo, sei altoatesina, forse non si usa dalle tue parti, ma l'espressione Ganassa è un'espressione di slang lombardo-piemontese. Mia madre mi ripeteva continuo, giampa, non fare il Ganassa che è lo spaccone. Io sono stato da ragazzino, forse lo sono ancora adesso da vecchio, un Ganassa pazzesco. Cioè, ero convinto di poter fare... È l'unica cosa che la comuna Renzi. Quando mio padre, alla fine della terza scuola media, per premiare i miei voti, mi ha regalato una macchina per scrivere, io ho detto, io so già usarla. Ecco, il Ganassa era quello. Però, poi dopo, alla prova, in due giorni, ho imparato a usarla. Il Ganassa è questo. Cioè, Renzi, sul Ciccio Bomba cannoniere, penso... Non devo rispondere perché Ciccio Bomba cannoniere è un personaggio di una filastrocca infantile. Posso dire? Sì, sì. Allora, da noi si dice Ciccio Bomba cannoniere, fa la cacca nel bicchiere, la sua mamma lo sgridò, Ciccio Bomba, non mi ricordo più il verso qual era. Però nelle conversazioni questo straordinario giornalista che mi ha intervistato, abbiamo parlato per due ore e mezza, quindi io chissà le bestialità che ho detto. E lui evidentemente questa storia della filastrocca gli è rimasta in mente. Ciccio Bomba cannoniere, e Ciccio Bomba cannoniere è un po' quello che fa Renzi, appena va in TV. L'altra cosa che francamente mi lascia sempre perplesso è la sua, però questa è una delle sue forze, un signore che mi dicono, perché io poi con lui mi sono confrontato una sola volta durante una trasmissione del vecchio direttore di Sky, Carelli, era a Firenze in un momento del sindaco, poi si è lamentato con Carelli dicendo in trasmissione Panza mi vuole far passare per nichilista. Io ho detto accidenti, io prendevo sempre 8 di filosofia, ma non so cosa voglia dire nichilista. Parla troppo, continuamente, lui non si rende conto di una cosa, che nonostante l'ottimismo della signora Picerno, che io rispetto, che cita i dati, li vediamo tutti i giorni sui giornali, io vivo in un piccolo paese toscano dove le cose forse si colgono meglio che in una grande città come Roma. Probabilmente, non so se la signora Picerno frequenta ancora il suo paese in Campania, immagino di sì. Certo che sì. Però con lei, chiaro, non è che incontra le persone di fronte a una signora così... E lei che persone incontra nel suo paese piccolo? Incontro dove di vive? Tutto e di più, e molte ne incontro a dele. L'unico bar del paese è anche l'edicola, io compro 11 quotidiani al giorno, parliamo, incontro persone che sono sfiduciate, che di Renzi non gliene frega nulla, non gliene frega nulla neanche degli altri, non gliene frega nulla di Berlusconi, perché il vero difetto dell'Italia del 2015 è che c'è questa specie di apatia, come chiamarla, prima ancora che politica, umana, sostanziale, per cui
le classi politiche sono tutte da condannare, i politici sono tutti da impiccare, quindi non crediamo più in niente, ma dove andiamo in questo modo? Però lei, Picerno, sostiene l'esatto contrario, no, sostiene che il paese adesso è più fiducioso e che è ripartito. Ma io spero che lei abbia ragione, sono mica così. Mi faccia anche replicare un po' alle cose che diceva il dottor Panza, la cui opinione ovviamente rispetto, ci mancherebbe, e però come dire, noi raccontiamo, dottor Panza, le cose che si stanno facendo e che sono state fatte, perché quando io cito dei dati economici, quelli che le ho ricordato, quando noi parliamo di 286 posti di lavoro in più grazie al Job Act, 286.000, chiedo scusa, lo facciamo, parliamo in realtà di vite, di persone, di mamme, di ragazze, di giovani, insomma di persone in carne ed ossa, che finalmente grazie al lavoro di questo governo hanno ritrovato serenità, perché siamo riusciti a dare stabilità al lavoro, quindi a risolvere una serie di questioni che riguardano la vita vera delle persone. Questo io voglio sottolineare, perché insomma non è un racconto, come dire, di una, lei prima citava per esempio, no, la riduzione delle tasse, su cui si è soffermato come esempio delle cose che non si manterrebbero, e però mi corre qui l'obbligo, no, difficile da mantenere, però, poi però mi faccia che dire, Renzi abbia la bacchetta. Mi faccia dire, perché questo è un esempio concreto, mi faccia dire, la riduzione delle tasse è stata una cosa concreta fatta, perché noi abbiamo dato gli 80 euro nell'anno passato, abbiamo ridotto le tasse sul lavoro, abbiamo tolto, diciamo, la componente IRAP dalle tasse sul lavoro, avviato la decontribuzione per chi assume a tempo indeterminato, insomma fatto delle cose, e la riduzione, appunto, come dire, la cancellazione della tassa sulla casa, la tanto odiata tassa sulla casa, è un tassello di questo percorso che parla di una riduzione sostanziale delle tasse, che sono troppe oggettivamente. Lei frequenta i bar di paese, le diranno, perché nel mio bar di paese la denuncia dei redditi non ci dice che le tasse sono tanto abbassate, però se riuscite a togliere la tassa sulla prima casa, cosa che probabilmente Renzi farà, perché molto molto popolare. Ho ascoltato con Panza, grande, no, attenzione e simpatia l'onorevole Picerno, e naturalmente, siccome non sono un masochista, un suicido, mi auguro che lei abbia ragione, però quindi immagino, la sorprenderemo, Panza, diventerà no, ma soprattutto vorrei, mi piacerebbe sapere, e che nemmeno la magica signora Gruber lo può sapere, se gli ascoltatori di questa puntata di 8:30, sentendo il racconto, uso anch'io questa parola, dell'onorevole Picerno, diranno, beh, certo, ragione, adesso esco, mi vado a comprare un'auto nuova. Però anche qui, cioè, io capisco, come dire, il pessimismo, no, che pervade un po' il suo ragionamento. Non lo condivido, perché in realtà io penso che per davvero, ma io incontro tante persone, guardi, sto per esempio facendo in questi giorni il giro delle feste dell'Unità, voi sapete che in questo periodo il Partito Democratico organizza questa splendida manifestazione, ma non è vero, perché la festa dell'Unità lei ci deve tornare, anzi la inviteremo, perché ci deve ritornare e vedrà che sono luoghi, sono agorà, sono delle piazze frequentate da persone normali, da persone comuni, che ci dicono esattamente questo: andate avanti, perché noi abbiamo ritrovato un po' di fiducia, perché il paese sta ripartendo, perché abbiamo voglia. Ma le feste, insomma, dell'Unità vanno anche quelli, diciamo, che si sentono rappresentati dalla minoranza più di sinistra nel Partito Democratico? Il Partito Democratico è uno, quindi le feste dell'Unità sono casa del PD, e ovviamente vengono tutti, ci mancherebbe. Vabbè, ma però, quelli non applaudiscono, applaudono tanto. L'onorevole Picerno fa un torto a se stesso se cita le feste dell'Unità. Perché? Ma perché le feste dell'Unità sono per loro destinazione il posto dei fedeli di un partito che una volta era il PC, poi è stato il PDS, oggi è il Partito Democratico. Ma non è vero, quindi, guardi. Però bisognerebbe andare in un caffè. Cosa mi viene in mente una canzone, giorni? Bisognerebbe andare in un caffè e dire alla meravigliosa deputata Picerno di raccontare quello che ha raccontato qua, le sue statistiche. Ma non lo racconto io, no, questo me lo faccia dire, dottoressa Gruber, non è una mia personale, come dire, interpretazione o una ipotesi della Picerno, sono dati inconfutabili dell'Istat, dell'Inps, di Confcommercio. Ecco, ma credo che, cioè, quindi, non è Picerno, che quello
quello che... Ma guardi la faccia della signora Gruber. No, no, ma quello che Pans sta cercando di dire è che al di là di alcuni dati economici sicuramente sì. importanti che sono dalla parte di Renzi e dalla parte dell'Italia, di chi vuole un'Italia, certo, un'Italia che venga rilanciata, che riparta, eccetera, eccetera, poi la percezione... per la maggioranza degli italiani forse non è proprio quella di questo paradiso in cui stiamo vivendo, però insomma questo lo vedremo e tanto noi qui da 8:30 monitoriamo tutto sempre quotidianamente. Certo. E a Pans per questo però voglio anche chiedere un'altra cosa su Renzi e l'immigrazione, no? Perché lei scrisse che Renzi sarebbe caduto sull'immigrazione per non aver potuto e saputo prevedere lo tsunami migratorio. Per la verità non è andata proprio così, perché sull'immigrazione Renzi da mesi dice ai colleghi europei che l'Italia... No, ma aspetta. C'è già un angelo custode. No, però mi piace così, insomma, cercare di capire dove ci sono da fare critiche e dove magari invece anche qualche elogio. Ecco, meno male, ma... Nel senso che è vero che se pensiamo anche alla... Angela Merkel, la cancelliera tedesca, si è, diciamo, svegliata su questo fronte dell'immigrazione. Ma lei sta paragonando due fenomeni molto diversi, scusi, Sì, però Renzi è da tanti mesi che dice che l'Unione Europea deve ascoltare l'Italia, i paesi risaliamo un po' di, non di dati, che questi li ha dati già, ce li ha offerti l'onorevole Piceno, di date. Allora, Renzi diventa Presidente del Consiglio e quasi contemporaneamente segretario del PD all'inizio febbraio-marzo del 2013, quando questo fenomeno, soprattutto per quel che riguardava gli sbarchi, chiamiamoli così, gli immigrati, era già cominciato da un pezzo. Se io non mi sbaglio, lui non se n'è mai occupato, se n'è sempre fregato di questa cosa, perché in Renzi una delle caratteristiche che io vedo, magari sbagliando, l'onorevole Piceno mi correggerà, e di non mai affrontare problemi spinosi, così come non vuole mai affrontare situazioni che lo possano mettere in condizione di essere contestato. Cioè Renzi è uno che scappa fisicamente, perché quando c'è l'alluvione a Genova non va a Genova, quando c'è la tromba d'aria nell'area del Brenta non si fa vedere, va all'Aquila però... poi rinuncia a quella tappa perché lo contestano. Adesso è stato chiamato da questa figlia disperata dei coniugi uccisi, da questo immigrato uscito da questo inferno che è il cara di Mineo. Anche lì lui non ha nemmeno chiamato questa signora, ma soprattutto non si è occupato di quello che stava avvenendo. Anche nel semestre italiano, io non voglio istigare la signora l'onorevole Piceno a darci degli altri dati, ma nel semestre italiano il tema dell'immigrazione, però io ho una cosa da dire in difesa di Renzi, che qualunque cosa lui avesse previsto o fatto non sarebbe servita a niente, perché i dati offerti dalla nostra meravigliosa deputata, non li contesto perché vengono da... o almeno sembrano venire da delle agenzie ufficiali tipo Istat e cose del genere, ma quello che sta accadendo in casa nostra e quello che sta accadendo in Europa è una cosa per cui non c'è nemmeno... Sul fronte dell'immigrazione, diciamo. Ma sì, non c'è nemmeno più l'aggettivo, perché di chiamarlo epocale, chiamarlo ciclopico, si rischia la retorica, si rischia ripetere, è un fenomeno che sta cambiando perlomeno il mondo europeo in modo totale. Ecco, ma lei dice tu che sei Renzi... una ragazza di frontiera, perché sei nata in Alto Adige, qui stanno saltando tutte le frontiere, stanno saltando tutti i sistemi di prevenzione dei trasferimenti di persone, vediamo colonne di immigrati marciare a piedi sulle autostrade, su cui di solito viaggiano auto tedesche potenti, vediamo bambini che finiscono... fotografati morti sulla riva del mare, qui sta accadendo il mondo. Cioè, se c'è una cosa che mi ricorda questo che
ho appena descritto, ma in modo banale e con poche parole, è il, come dire, il diluvio universale. È come se in Europa fosse cominciato a piovere un anno fa e avesse sempre piovuto, e qui non piovono, non c'è pioggia che cade, ci sono vite umane che cadono. E devo dire che da questo punto di vista... E che cosa si può fare? Niente, non si può fare niente. Non si può fare niente. Io ho smesso di immaginare delle ricette, tanto perché non sono uomo da ricette, non ho la cultura necessaria, non sono anche nemmeno saggio da diventare un opinionista su questi temi. Non si può fare niente, si può soltanto cercare di attutire il corpo, prima di tutto in difesa di questi poveracci che stanno, e soprattutto in difesa della cosa più cara che abbiamo, e della tranquillità sociale della nazione, che oggi è governata da Renzi e dal capo dello Stato Sergio Mattarella, domani sarà guidato da un governo presieduto da Pina Picerno e con Pansa, Presidente della Repubblica. Che non può, però questo è il nostro vorrei paese. Chiedere, perché in realtà il Partito Democratico, onorevole Picerno, pensa di avere delle ricette per governare il fenomeno dell'immigrazione, che è epocale, sicuramente. Sì, una epocale. Battuta rapidissima sulle cose dette dal dottor Pansa su Renzi. Insomma, e me pare che il Presidente del Consiglio sia ben presente sui temi nel Paese, sulle questioni che si devono risolvere, perché per noi fare politica è risolvere i problemi della gente, non è fare altro. Evitiamo le passerelle, quelle sì, quando c'è grossa attenzione mediatica, quando c'è, insomma, si evita anche di strumentare. 100 si è, comizi in 100 ma non è vero, quelli italiani. Sono, ma non sono comizi, sono insomma iniziative. Comizi è mica una parola sì, negativa. Sì, ma voglio dire, per carità, dopodiché non, anche qui, qual è come dire, dove sta lo sbaglio o l'errore, secondo lei, nel fatto che il Presidente del Consiglio decida di incontrare le città, le province italiane, perché lui ha annunciato comizi, di andare dai. Nel cuore del paese, cioè in tutte le province italiane, a incontrare i cittadini, appunto. Quindi di questo si tratta. Quindi mettiamoci d'accordo, scappa o va nelle città a incontrare le persone? Beh, sa che una tappa sarà difficile, la salterà. Ma non la è vero, saltate, questo guardi, si può dire tanto ed è stato detto tanto. Avete di Renzi. Due opinioni diverse. Io credo non si possa dire che non è una persona che affronta di petto le questioni, ecco, questo no, che non è ben presente nella pancia, nelle questioni che riguardano da vicino gli italiani. Tornando invece alla vicenda immigrazione, io credo che uno dei grandi meriti di questo governo, che lei in realtà accennava anche all'inizio, quando ho posto la domanda al dottor Pansa, è quello di aver internazionalizzato in qualche modo una crisi, una questione che anche il dottor Pansa giustamente definiva epocale, perché noi siamo di fronte a un cambiamento storico, epocale, non saprei definirlo diversamente. Fino a quel momento era stato gestito anche da tanti politici italiani come una questione meramente italiana. Appunto, qualcuno l'ha strumentalizzata e continua a strumentalizzarla per qualche punto percentuale nel sondaggio in più. Noi invece che cosa abbiamo detto nel semestre europeo, dottor Pansa? E le assicuro, come dire, puntando i piedi, le assicuro, alzando la voce, abbiamo detto guardate, guarda Europa, che questa questione non può essere una questione italiana, che l'Italia può affrontare in quanto paese di frontiera, perché Lampedusa non è il confine d'Italia, è il confine d'Europa. E allora noi abbiamo il dovere di affrontare tutti quanti insieme con una voce sola. E, in questo senso, questa è una vittoria di Renzi, credo lei. Indiscutibile. Indiscutibile. Vorrei tornare un attimo a Pansa prima di far vedere il punto di Paolo Pagliaro, perché lei ha detto in questa intervista a 7 del Corriere che la prossima volta potrebbe votare per la Lega di Salvini. No, quali ricette sull'immigrazione la convincono di Salvini? Come dice? Quali ricette sull'immigrazione la convincono di Salvini? Cosa le piace? È una cosa che ho prima confessato all'onorevole Picerno, io sono due elezioni che non vado a votare, perché io penso, così come ci sia il diritto di votare, ci sia anche il diritto di non votare. Confesso che mi sento da una parte molto battagliero, perché fare delle battaglie magari sbagliate per un signore della mia generazione è un dovere prima di tutto verso se stessi, verso la sua. Il lavoro che ha fatto per tanti anni, io ho cominciato a fare giornalista che ne avevo 25, pensi un po', oggi ne ho quasi 80. Ma Pansa la potrebbe riportare alle urne Salvini? Ma no,
Io confesso, posso dire una cosa, posso citare un personaggio che mi piacerebbe vedere guidare il centrodestra, ma è una cosa un po' irreale, Alfio Marchini, credo di averlo detto anche nell'intervista a 7, e Marchini è un personaggio che il centrodestra dovrebbe invocare, o uno come lui, che non è quello che fa i gelati che, a Trieste, non mi ricordo come si chiami, che piace a Berlusconi, perché non c'è nessuna democrazia che regga se i due piatti della bilancia, è come la giustizia, non sono in pareggio, poi naturalmente le elezioni decidono chi vince e chi perde. E Renzi ha un'altra... Una volta si diceva che Prodi avesse un culo fantastico, il fattore C del professor Romano Prodi. Oggi dobbiamo anche dire che Renzi ha un fattore C fantastico, perché non ha opposizione. Dall'altra parte c'è un vecchio signore che ha un anno meno di me e che nella settimana cruciale va a passare una settimana di vacanza con Putin, che già per andare meglio allora stare con le ragazze o con la sua compagna di oggi. Dopodiché è un'area politica in sfacelo. Io questo l'ho sempre detto, anche ci sono dei personaggi molto, molto stimabili, come per esempio i capigruppo della Camera e del Senato, però tutto il complesso non funziona, non c'è. E quindi non hanno. E non... quindi questo secondo lei è un vantaggio per Renzi, avendo, avendo dall'altra parte un'opposizione. Ma allora facciamo un esempio: se il talk show della signora Gruber, 8:30, che va fortissimo, non avesse nessun concorrente su altre reti o su altre emittenti o di altre posizioni, sarebbe un vantaggio per lei. Essere da soli, ma... poi essere da soli però presenta anche dei rischi che appaiono i gufi. Appaiono i rosicconi. Devo dire che quando io sono stato, ma naturalmente non mi ha citato, ma io mi ho detto gufo, ma gufo mi piace, io sono un vecchio gufo. I gufi non mi fanno paura, nemmeno i rosiconi. Nemmeno i rosiconi, senta. Nemmeno a noi fanno paura, né rosiconi né gufi, anzi. Allora adesso vi faccio vedere però il punto di Paolo Pagliaro, perché lo accennavo prima all'inizio della trasmissione, che è uscito ieri, peraltro, il nuovo ultimo libro di Giampaolo Pansa, che chiude un ciclo di grande successo, ma anche molto controverso. Sentiamo. Con l'Italiaccia senza pace, Giampaolo Pansa conclude il ciclo dei suoi lavori revisionisti sulla guerra civile italiana, iniziato nel 2003 con Il sangue dei vinti e proseguito negli anni successivi con altri libri. Nell'ultimo lavoro, Pansa racconta il primo triennio del dopoguerra, narrando le peripezie della famiglia ebrea di Samuele Segre, un direttore di banca deportato e ucciso in un campo di sterminio nazista. Pansa parla del passato, ma guarda al presente. La sua tesi è che l'Italia di questo 2015 è ancora figlia del primo dopoguerra, dei vizi e delle faziosità che lo inquinavano. Gli italiani di oggi, secondo Pansa, sono più in frantumi degli italiani di allora. I partiti soffrono di un discredito che nel dopoguerra affiorava già, ma non li paralizzava. E purtroppo, aggiunge lo scrittore, non abbiamo un De Gasperi che ci guidi verso una nuova rinascita. Siamo vittime di paure più cattive di quelle che fra il 1945 e il 1948 devastavano i sonni di un paese che aveva ben poco da perdere, mentre oggi abbiamo il terrore di perdere tutto e di ricadere nella povertà. Nel dopoguerra le industrie erano ferme, il numero dei disoccupati cresceva mese dopo mese, la crisi dell'economia appariva invincibile. Sembra una fotografia scattata oggi, osserva Pansa. È questa convinzione che lo ha spinto a scrivere L'Italiaccia senza pace, titolo ruvido che suggerisce una cupa continuità nella storia nazionale. È una diagnosi pessimistica, un umore crepuscolare, che ha ovviamente diritto di cittadinanza, ma che per fortuna nostra e di Pansa, molti fatti e molte persone si incaricano ogni giorno di smentire. Lei prima ha detto che... Complimenti a Pagliaro. A Pagliaro bisogna sempre vecchi, fare complimenti. Anche amici e colleghi di lavoro. Pansa, però lei è così pessimista perché ormai ha quasi 80 anni? Non ho capito. È così pessimista perché ormai ha 80 anni? Allora, intanto io ho preso da mia madre Giovanna, che era un'ottimista sfrenata, mentre mio padre Ernesto, che era il quinto di 6 bambini orfani, di un bracciante,
mia nonna, che era analfabeta, diceva: tuo nonno ha avuto la cattiva idea di morire a 38 anni mentre zappava il campo di un altro. Io sono in generale un ottimista. Poi devo dire che la vicinanza di questa meravigliosa signora, che mi proibisce sempre di nominarla, che è Adele, che tu conosci, mi ha rassicurato molto. Però vedo, che faccio? Mi devo andare a lezione ogni giorno dall'onorevole Picerno, mi è molto simpatica, però mi devo leggere questi dati che ci sono sempre. Io penso che la cosa più terribile di oggi sia quella di cui abbiamo già parlato, e cioè di questo mutamento pazzesco, ma non soltanto dello scenario geografico, ma delle abitudini degli europei. Ma quando vediamo un leader come quello dell'ungherese, come quello ungherese che manda, che fa dimettere il ministro dell'interno perché non ha finito il muro in tempo, che manda i poliziotti, sì. ha detto che dalla prossima settimana verranno arrestati tutti quelli che entreranno nel paese illegalmente. Ma infatti, cioè, anche questa cosa non fa altro che inasprire gli animi. Quindi dice: ma sei pessimista perché sei così anziano? Anche, certo, se avessi 40 anni di meno, forse inventerei pure un altro mestiere, anche se mi è sempre piaciuto, ho sempre voluto fare questo, perché vedo il mondo sottosopra e vedo anche l'Italia sottosopra. Ecco, questo libraccio, posso darti uno slogan per Melodo? Questo è un libraccio che racconta il passato, anch'io racconto, come fa la signora Picerno, racconto anche sulla base della memoria, che però ci mette in guardia contro il futuro. Poi sai, per me sarebbe fin troppo facile dire: nel 48 avevamo De Gasperi, oggi abbiamo Renzi, sono cose imparagonabili, non si può. E questa è una vera cattiveria alla panza. È una vera, ma almeno per certo. Chi... No, vabbè, io insomma ho trovato nell'espressione conclusiva di panza, no? Mettere in guardia dal futuro, la sintesi perfetta. Per noi il futuro è il tempo nel quale noi dobbiamo andare, è il presente, il futuro, e risolvere le questioni che ci pone il nostro tempo. Ma questo non significa non stare in guardia, non stare a te, anche lei. Dopodiché, scusi, noi abbiamo voglia di buttarci a capofitto in questo futuro e di risolvere appunto le questioni che ci pongono le persone, e su questo verremo giudicati. La nostalgia non è una categoria della politica. Posso darle un consiglio? Mi lasci però finire, perché altrimenti certo, diventa complicato, le chiedo scusa. Il dottor Panza parlava di De Gasperi, parlava di giganti sulle cui spalle noi siamo seduti e di cui abbiamo immenso rispetto, mi creda. Però questo è il nostro tempo, il tempo di una generazione di 30-40 anni che sono finalmente al governo, che hanno raccolto delle macerie virtuali, dottor Panza. Perché questo paese e questo governo raccoglie macerie virtuali dopo anni di indicatori negativi, dopo anni di disoccupazione giovanile che cresce. Finalmente stiamo provando a invertire la rotta, e ce la stiamo facendo con i piedi ben piantati per terra, perché, dottoressa Gruber, e chiudo, si può sempre fare meglio e dobbiamo fare meglio, sì, ma con umiltà e determinazione ce la stiamo facendo, e credo che questo sia un risultato importante. Ecco, io vorrei a questo punto chiudere la trasmissione con il consiglio di Panza all'onorevole Picerno. Parlamentare. Capisco il suo punto di vista, capisco il suo entusiasmo. Se io fossi il suo spin doctor per quello che riguarda le apparizioni televisive, le consiglierei di essere un tantino meno entusiasta, perché la sua narrazione, per usare una parola che piace molto al nostro Premier, è troppo rosa. Non è così la vita dei chiari scuri. Lei ha una vita davanti. So che ha un bellissimo privato, che è madre di un meraviglioso bambino, non sarà semplice la vita per lei e per suo figlio, ma soprattutto per me, quindi abbassi un po' l'acceletenga sollevato, insomma, meno occhiali rosa, meno occhiali rosa. No, ma mi lasci solo dire, né ottimismo né pessimismo, dati di realtà, e noi credo che con umiltà e determinazione stiamo cambiando le cose per davvero. Grazie onorevole Picerno, grazie a Gianpaolo Panza. Ricordo il suo nuovo libro in libreria da ieri, che si chiama L'Italiaccia senza pace, edito da Rizzoli. Grazie spettatrici e spettatori, naturalmente linea alla rete, noi ci vediamo domani alle 8:30 e buona serata, arrivederci.